Sentiamo il professor Bennato sull'offerta e poi la professoressa Saponari. Professor Bennato. Sì, per quanto riguarda l'offerta della settimana, che mi sembra bella sostanziosa dal punto di vista non solo statistico, ma anche dal punto di vista del tipo di narrazioni che sono rappresentate sul grande schermo, mi costringe a ricorrere fondamentalmente al rasoio di Occam per quanto mi riguarda, soprattutto distinguendo la mia identità, diciamo così, di origine, la mia identità professionale, la mia identità da appassionato. Come fra i film italiani prevale la mia identità di origine, perché io sono calabrese di origine, quindi non posso dire che il mio posto è qui, è la mia prima scelta, soprattutto perché sono molto interessato a vedere la rappresentazione della Calabria nell'immaginario e soprattutto come questo discorso sulle donne possa prendere piede, ed è anche un modo che ho io di avere questa vicinanza a livello di immaginario con la mia terra, con cui ormai ho rapporti più che altro legati al fatto che ho la famiglia, ci sono i miei genitori. Poi la mia seconda scelta, e qua entra in gioco l'appassionato, diciamo così, la mia scelta di pancia, chiamiamola in questo modo, è sicuramente La profezia del male. Io sono appassionato di horror, anche perché mi piace il modo con cui l'horror soprannaturale incrina le nostre certezze sulla realtà, che secondo me è anche una bella modo per interpretare il mondo contemporaneo. E poi mi ha incuriosito una cosa: io so che il film, il titolo originale è Tarot, cioè tarocchi, quindi c'è anche una dimensione sulla riflessione simbolica dei tarocchi, che a me come oggetti junghiani piacciono molto. E poi mi ha ricordato vagamente un film che ho già visto e che ho avuto modo di apprezzare, anche se non è un film eccelso, perché è Talk to Me, in cui mi sembra che la struttura fosse molto 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 simile. E poi c'è la mia componente di docente universitario che studia i mezzi di comunicazione, che ovviamente andrà a vedere, o comunque si appunta, i due documentari sul cinema, perché mi sembra un bel botta e risposta. Quindi sicuramente da un lato Fantastic Machine, lo vado perché voglio vedere soprattutto la retorica su un certo ragionamento sui social. Io sono uno studioso, ho fatto delle ricerche sui social, e vederli attaccati di petto solamente perché utilizzano un tipo di linguaggio che riesce a ingannare, perché l'inganno delle immagini permette di avere un rapporto diverso con la realtà, a me sembra veramente sparare sulla Croce Rossa da un certo punto di vista, anche perché i social, dal mio punto di vista, per chi li studia, sono molto più complessi di quanto i presunti balletti su TikTok possono lasciare immaginare. E poi c'è l'altro film, che è Room 999, perché mi piace molto l'esercizio mentale e teorico di chiedersi nel 2024 che cosa, se il cinema è morto. Ah, dipende che si intende per cinema, perché secondo me il linguaggio cinematografico è vivissimo, e ognuno di noi che produce video per andare online con i suoi TikTok e con le sue tecnologie social sicuramente deve conoscere bene come funziona il linguaggio cinematografico per rendersi accattivante anche agli occhi degli altri. Ma poi soprattutto, secondo me, è proprio sbagliata la domanda, anche se, ripeto, mi sembra un esercizio di stile. Secondo me il cinema non può morire, perché è un linguaggio potentissimo che è legato alla nostra forma di rappresentazione del mondo, e su cui questo, secondo me, possono dire le cose interessanti che il cinema lo costruisce, cioè i registi. Professoressa Saponari, a lei la parola. E sentiamo il professor Bennato. Beh, una classifica molto, molto particolare. Mi riferisco al fatto che non è difficile trovare un elemento dominante, perché ci sono diversi generi, diversi stili, diverse strategie, sono cartoni, fantascienza, thriller, c'è un po' di tutto. Sono, diciamo che sì, che per quanto riguarda le prime tre posizioni, per me sono veramente inspiegabili, anche perché conosco poco i tre film che sono in classifica, ad eccezione di The Fall Guy, perché l'avevo rubricato come uno dei film che devo andare a vedere. Però è molto strano, perché vuol dire che i gusti del pubblico si stanno frammentando, così come l'offerta cinematografica, quindi sicuramente trovare un elemento determinante e coerente è molto molto difficoltoso. Sentiamo la professoressa Saponari.